Bentornati su RetroPlay, questa volta parliamo di Goonies, un gioco tratto da un film bellissimo, ricordiamo un film fantastico prodotto da Steven Spielberg e diretto da Richard Donner, uno dei più bei film degli anni 80, se non l'avete visto andatelo a guardare. E stavolta però parliamo del gioco. Allora, il gioco ha una storia molto particolare perché uscì solo in Giappone il primo gioco, da noi invece uscì Goonies 2, il seguito, che però non esiste un film Goonies 2, semplicemente esiste solo il gioco, Goonies 2, sempre della Konami, ma adesso non ne parliamo, adesso andiamo a vedere il gioco. Ed eccoci al gioco dei Goonies per il Nintendo, anno 1986, e adesso che partiamo con il gioco, sentiamo già la musichetta che riprende il tema principale del film. Attenzione a schivare i sorcioni. Allora, il gioco riprende molto alla lontana la trama del film. Qui insomma siamo nei panni di Mikey Walsh, che deve salvare i suoi amici che sono prigionieri in questa stamberga che ricordiamo che era nel film il covo della banda Fratelli, sotto il quale si trova qualcosa di impensabile. E adesso mettiamo le bombe per aprirle. Ecco, abbiamo trovato un amico, uno degli amici di Mikey, e adesso ce ne abbiamo altri due da recuperare però. Attenzione, attenzione, questo è uno dei gangster della banda Fratelli, gli abbiamo dato un calcione, l'abbiamo buttato giù. Scappiamo, scappiamo, sentiamo la musichetta che ovviamente riprende il tema del film, che era Goonies Are Good Enough di Cyndi Lauper. Allora, con le bombe possiamo anche cercare di colpire. Eccolo qua, abbiamo colpito un gangster, solo che adesso ci manca la bomba per poter. Ah, uno sta arrivando qui. No, no, no. Porca vacca, dobbiamo tornare giù. Che botta! C'è una chiave lì, andiamo a prenderla. Allora, questo gioco, dicevo, non uscì in Occidente, ma sotto forma di cartucce per Nintendo, però uscì sotto forma di coin-op in America. Infatti c'era Goonies Versus, che ricordiamo, i Versus erano tutta la serie di coin-oppazzi, cioè giochi arcade fatti dalla Nintendo in America. Tra cui c'era anche Super Mario Versus, c'erano Excitebike, il tennis, c'erano tanti, insomma. E adesso noi proseguiamo e andiamo verso l'uscita del livello perché abbiamo tutte le chiavi. No, 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 beccati questa. Purtroppo ci ha dato un sacco di energia. Ecco, con tre chiavi riusciamo a finire il livello. Ed eccoci al secondo livello, siamo sotto la stamberga, sotto il vecchio ristorante, e c'è una complessa rete di caverne e di tubi, più o meno come nel film, molto alla lontana. Però eccoci, allora qui c'è l'uscita, se vediamo sotto c'è l'uscita, ma ci servono tre chiavi per riuscire ad andarcene. E prima ancora dobbiamo salvare due nostri amici, come vediamo nell'indicatore a destra. Ai 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 ai. Che becca le queste. Ecco, andiamo ad aprire la porta. Ma dicevo, questo gioco uscì solo in Giappone ed è un peccato perché è molto molto simpatico come gioco, anche se è molto semplice e molto arcade, somiglia parecchio a un coin-op, proprio come meccaniche, come tutto. Mentre invece, ahia, mi sono fatti male. No, siamo scaduti. Mentre invece il Goonies 2, quello uscito per il Nintendo occidentale, era più un'avventura un po' strana, un po' alla Castlevania 2, ibridata con. Non lo so, comunque era un'avventura un po' più. Diciamo era più profondo come gioco, ma molto meno arcade. Ahia, quello come abbiamo sentito era quello dei frate della banda Fratelli che cantava l'opera. Infatti con le note musicali ci ha stordito. No, mannaggia, sti sorci tanuki che si trasformano in volpi. Stiamo andando veramente molto molto male. Cos'era questo beep, questo rumore? Non lo sappiamo. Niente, non siamo riusciti a beccare il sorcio con la bomba, ma noi andiamo giù. Eccoci qua. Dobbiamo prendere. Dobbiamo aprire queste porte. Cosa c'è? Una chiave, bene. La prima delle tre chiavi. Aia, cacchio, ultima vita, ragazzi. Stiamo andando veramente male. Speriamo di.
Ah, dicevo, di Goonies uscirono anche diversi altri giochi. C'è quello per MSX che era molto molto bello, e c'era anche quello per Commodore 64 della Datasoft, che abbiamo già nominato nel video di Mancopter, solo che era un po' diverso, diciamo, era più più enigmi che platform, somigliava un po' a Bruce Lee, sempre della Datasoft. C'erano un parecchio, oppure a Zorro, sempre della Datasoft, c'erano un sacco di enigmi tra le piattaforme da risolvere. Magari un giorno vedremo anche quello lì. Ah, dicevo, la copertina che vi ho fatto vedere all'inizio, non so se già l'ho detto perché non mi ricordo, però la copertina che vi ho fatto vedere all'inizio non è quella ufficiale del gioco, ovviamente, perché il gioco non è uscito in Occidente. Però è, diciamo, quello è un mashup, è un mix fra la copertina giapponese del gioco e quella è quella, è la locandina nostra. Oh, abbiamo preso un diamantone, che becca di questa. Ci conviene scappare, ecco il nostro Mikey che scappa. Niente, abbiamo sbagliato strada, che sorcione. Ah, tra le curiosità che posso dire sul riguardo il film è che furono tagliate alcune scene, tra cui anche una scena dove i nostri eroi nella parte finale del film combattevano contro una piovra gigante. Questa scena è stata tagliata, non è una leggenda, esiste quella scena, e infatti se voi comprate le edizioni DVD che io ho, DVD o Blu-ray che io ho da parte, c'è quella scena, c'è effettivamente. Vedendola si capisce perché l'hanno tagliata, perché effettivamente la piovra gigante sembra un po' troppo finta anche per gli standard anni 80. Oh, abbiamo preso tutti gli amici, adesso possiamo andare verso il terzo livello, se riusciamo, se ci ricordiamo dov'era la porta, ovviamente, perché dove cacchio stava quella porta. Mannaggia, dovrebbe stare qui da queste parti. Beccate questa, non l'abbiamo preso quel portale lì, ma non fa niente perché tanto ormai abbiamo tutte le chiavi. Chissà che c'era lì, forse c'era dell'energia da recuperare. E c'era anche un'altra scena tagliata nel film in cui i personaggi andavano in un negozio, in un piccolo negozio, e andavano a vedere, insomma, andavano a confrontare la loro mappa del tesoro che avevano trovato nella soffitta di Mikey. La loro mappa del tesoro la vanno a confrontare con una mappa di Astoria, che sarebbe la città dove loro vivono, la mappa attuale. Quindi vanno a questo negozio, si fregano una mappa dal bancone e qua ci sono degli scheletri molto cattivi. Ah, gli scheletri, mannaggia, che beccate questa. Mi ha tirato un osso in fronte. No. Oh, mi ha ridato un po' di energia però, no? Ma guarda se mi stanno facendo i bozzi, veramente. Scappa. Oh, abbiamo schivato l'osso. Oh, ed eccoci qui in un nuovo livello, pieno di insidie. Ci sono anche le stalattiti qua. Vediamo un po' dove siamo qui. Sorcione! Facciamo un salto della fede, sempre la Assassin's Creed, così possiamo andare verso quell'altra porta. Schiviamo il getto d'acqua, mettiamo la bomba, c'è dell'energia qui, ti è beccata questa. Salto, oddio, ci ha beccato in volo, cattivone. Oh, ecco Willy Lorbo, guardate nel film, il fantasma del pirata, che nel film il fantasma non c'è, trovano solo, ovviamente, cercano di trovare il tesoro del pirata e forse trovano i suoi resti, però non trovano il fantasma. Invece qui nel gioco ci hanno messo il fantasma del pirata, il pirata Willy Lorbo, che in lingua originale mi pare si chiamasse One-Eyed Billy, cioè, ovvero Billy da un occhio solo. Willy, no, che te Billy, che te Billy, vuole Billy, Willy da un occhio solo, One-Eyed Willy.
Oh, rieccolo, rieccolo, saltiamolo. Che non credo si possa sconfiggere perché appunto è un fantasma. Andiamo sotto, vediamo qui. Oh, oh, per un pelo abbiamo schivato l'acqua. Getto d'acqua, che poi ricordiamo nel film, per chi l'ha visto, i getti d'acqua sono molto pericolosi, soprattutto se andate in bagno, leggete un giornale, mentre sotto di voi ci sono i Goonies che muovono i tubi dell'acqua, ecco. Aia. Un film che veramente ho visto tantissime volte, non mi sono mai stancato di rivedere, anche con amici, con ex fidanzate, insomma... Spesso lo rivediamo e ci facciamo sempre qualche risata. Beh, è un film della nostra infanzia che è stato veramente un classico. Diciamo che il film univa un po' il classico film per ragazzi, il tipico film per ragazzi come c'erano tanti all'epoca, come La storia infinita, questi qua, Stand by Me, questi qui. Univa il classico film per ragazzi con una sorta di avventura un po' alla Indiana Jones. Mi ho recuperato un sacco di diamanti. Oh no, mi ha sparato! Porca vacca! Abbiamo fatto veramente un casino. Ancora un'altra bomba. Ma con la bomba. No, no! Oh, benissimo, abbiamo recuperato tutti i marmocchi. Adesso andiamo. Scappiamo, scappiamo. Adesso dobbiamo andare a... Intanto recuperiamo una bomba perché magari ci serve. Ci serve ancora una chiave per finire il livello. Chissà dov'è. Andiamo a cercarla. Dobbiamo andarci perché... Vediamo se c'è altro qui. No, qua è chiuso. Ma quella forse è l'uscita, quella là sotto in basso a sinistra. Vediamo un po'. Questo video sta... Mi sa che sta avvenendo veramente lungo sto video, però noi ce ne freghiamo. Andiamo avanti, siamo già a 12 minuti di video. Però chi se ne frega, noi dobbiamo assolutamente trovare la terza chiave. Oh, Willy l'orbo! Attenzione! Oh, benissimo, abbiamo usato Willy. Perfetto, abbiamo preso la chiave. Adesso dobbiamo solo trovare l'uscita, che non ricordo dove cacchio è. Dove sarà l'uscita? Forse l'abbiamo vista prima? Non mi ricordo. Se sta qua. Mo sto andando un po' alla cieca perché sicuramente molti di voi stanno strillando: cretino, già l'hai vista all'uscita lì. Ma qui non c'era, mi pare, no? Esatto, qua c'è un bel niente. Oh, attenzione. Porca vacca, stiamo perdendo un sacco di tempo. Dai, dai, che siamo. Abbiamo superato i 12 minuti. No, 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 no. Oh, cacchio, game over. Mannaggia, eravamo a un passo dall'uscita. Va bene, anche per questa volta abbiamo finito questo gameplay, questa volta ricordiamo di Goonies, bellissimo gioco per il Nintendo che non è mai arrivato in Occidente, nonostante questa copertina faccia pensare al contrario, ma ricordo questa copertina è un po' fatta in maniera amatoriale, perché recentemente questo gioco, che appunto non è stato mai importato in Occidente, è stato hackerato, è stato messo in delle cartucce e viene venduto dai siti che vendono le riproduzioni delle cartucce, perché esistono anche dei siti che vendono le riproduzioni più o meno legalmente, alcuni su licenza, alcuni no, e vendono queste cartucce per il Nintendo di giochi o rari o che non sono mai arrivati in Occidente. Va bene, per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay.